Buon pomeriggio. Cominciamo allora. La Voce dei Libri, per chi non è mai venuto, è un'iniziativa del Comune di Bologna e dell'Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna con il finanziamento di Coop Adriatica 3.0. No, Coop Alleanza 3.0. Allora, stasera abbiamo il piacere di avere con noi Franco Bernabè e Massimo Gaggi, che gli farei un applauso perché avere Bernabè, io l'abbiamo inseguito per diversi mesi per averlo, quindi è importantissimo. Il ciclo è La Voce dei Libri, un'iniziativa che viene sostenuta anche da una banca che si chiama BPER. Volevo, dottor Bernabè, leggerle due righe di un grande, che poi le dico chi è, perché i libri hanno questa funzione, e il suo libro ha questa funzione. Questo grande signore dice che la lettura non può essere ridotta a consolazione o semplice svago, è semmai una porta sul mondo che ci apre alla conoscenza di esperienze lontane, che ci mostra cose vicine che non avevamo notato o capito, che ci fa comprendere le grandi potenzialità dell'umanità che ci circonda, perché leggere ha a che fare con la libertà e con la speranza. E lo dice uno che si chiama Sergio Mattarella. Quindi mi pareva opportuno, grazie molte, grazie. Quindi diamo la parola al coordinatore Giacomo Botto, se abbiamo anche il piacere di avere Patrizio Bianchi, interlocutore adattissimo per un argomento del genere. Siamo curiosissimi. Voi avete il compito di stimolare la curiosità per il libro, farlo comprare e farlo firmare anche agli autori. La nostra funzione è questa. Grazie, grazie molte. Grazie a Romano Montoni, a Biblioteca Sala Borsa che ci ospita, Librerie Coop e a tutti gli organizzatori che consentono appunto questa iniziativa. Io sono lieto e onorato di essere qui appunto a introdurre questa discussione. Come è stato detto, gli autori del libro e l'ospite che è qui con noi a discutere sono di assoluto rilievo. Franco Bernabè è un protagonista del mondo economico, italiano e internazionale, è attualmente presidente di Acciaierie d'Italia, è stato amministratore delegato di Eni e Telecom, è stato presidente di molte società, è stato anche imprenditore in proprio e ricopre anche importanti ruoli in varie istituzioni culturali. Quindi appunto è un onore averlo qui e è un onore avere anche l'altro autore del libro, Massimo Gaggi, che è editorialista per il Corriere della Sera dagli Stati Uniti, paese che copre, di cui parla, si è anche lungamente occupato del tema della tecnologia che, come vedremo, è al centro di questo libro. È stato anche vice direttore del Corriere della Sera e ha scritto numerosi libri, di cui ricordo Homo Premium, e La scommessa Biden e Crack America. E Patrizio Bianchi, come tutti sapete, è stato ministro dell'istruzione per il governo Draghi, attualmente è professore emerito di economia applicata all'Università di Ferrara e titolare della cattedra UNESCO Educazione, Crescita e Disuguaglianze, sempre all'Università di Ferrara, ed è inoltre da poco portavoce delle cattedre UNESCO in Italia. Quindi ospiti autorevolissimi per parlare di un libro che è un libro molto denso, molto ricco. Davvero vi invito a leggerlo e anche, devo dire, a studiarlo con attenzione, perché è un libro che tratta davvero molteplici questioni. L'argomento centrale, diciamo, è la forza trasformativa della tecnologia, come nell'ultimo cinquantennio la tecnologia abbia trasformato la società, però come al tempo stesso quelle che erano talvolta le promesse, appunto, e questo titolo molto evocativo, no? Profeti, oligarchi, spie, quella che era la profezia, se vogliamo, l'utopia libertaria della rete delle origini, in realtà molto spesso non ha mantenuto appunto quelle che erano le sue
quanto inizialmente propagandava, e ci troviamo in un mondo in cui gli oligopoli sono una cifra di questo mondo, ma abbiamo anche altri elementi di criticità che hanno a che fare appunto con i rischi per la democrazia, le conseguenze psicologiche che può avere l'uso delle nuove tecnologie. Ma il libro poi parla anche di molte altre questioni, come il futuro dell'intelligenza artificiale, peraltro tema attualissimo. Proprio oggi si è riunita alla Casa Bianca, sono stati convocati i CEO delle più importanti imprese tecnologiche proprio per discutere di questo tema, e Massimo Gaggi stava proprio oggi appunto seguendo questo tema. E si parla appunto di intelligenza artificiale, di metaverso e di criptovalute, quindi è davvero un libro ricchissimo. Io quindi non aggiungo altre parole e partirei subito da Franco Bernabé, che tra l'altro si era occupato in un qualche modo di queste tematiche già 10 anni fa con un libro uscito per La Terza, Libertà Vigilata, e quindi gli chiederei un po' come noi siamo arrivati fino a qui, come in un qualche modo quella profezia originaria si è poi tradotta in un mondo che per molti aspetti non rispetta quelle promesse che erano state fatte, un mondo appunto contrassegnato da molti dei problemi a cui accennavo e che vediamo di fronte ai nostri occhi. Grazie e a tutti per l'ascolto. Eccolo, adesso funziona. No, mi alzo in piedi che così tutti possono vedermi meglio, perché mi fa particolarmente piacere essere qui a Bologna e vedere che c'è tanta gente che si interessa di lettura, si interessa di libri. Oramai siamo in un mondo nel quale la lettura è superata, la gente sta attaccata all'iPhone o allo smartphone e passa i messaggi in continuazione. La capacità di lettura ormai si è ridotta a pochi secondi, perché dopo uno deve passare immediatamente a un'altra cosa, quindi vedere tante persone interessate a un libro, interessate alla lettura, è una cosa che fa particolarmente piacere e testimonia che insomma in Italia, a Bologna, c'è ancora tanto interesse per il vecchio mondo, il mondo in cui i libri si leggevano e qualche volta si studiavano pure. Ecco, quindi grazie agli organizzatori, grazie per aver organizzato questo incontro di oggi, e vengo subito all'argomento, perché citava prima la riunione che Biden ha organizzato questa sera con gli esponenti delle grandi società tecnologiche, che stanno tutti correndo a inserire nelle loro piattaforme gli algoritmi di intelligenza artificiale che sono stati sviluppati recentemente e che sono stati diffusi a partire da novembre con una grandissima visibilità internazionale attraverso la pubblicazione la release al pubblico di ChatGPT, che è uno strumento che, come voi sapete, produce dei testi che superano il cosiddetto test di Turing, cioè quello dell'indistinguibilità di un prodotto fatto da un automa rispetto al prodotto, a un prodotto intellettuale fatto da un umano, quindi che rappresentano una svolta non tanto per la tecnologia, perché la tecnologia che usa ChatGPT è incominciata a sviluppare negli anni 50, è alla base di tutte le piattaforme che fanno le traduzioni istantanee, quelle che riconoscono la voce e la traducono in testo, quelle che leggono il testo in forma con una voce umana, quindi diciamo quel tipo di piattaforme era noto da tanto tempo e ha continuato ad essere sviluppato fino a queste release più recenti che vanno sotto il nome di Large Language Models, che sono degli strumenti, delle piattaforme tecnologiche di non solo di interpretazione semantica, ma anche di produzione di testi articolati che comportano problemi non banali, tant'è che la direttrice dell'Agenzia per la Sicurezza Cyber e delle Infrastrutture Americane proprio un paio di settimane fa, prima di Pasqua,
in un incontro ed è il capo della più grande agenzia americana di sicurezza, ha detto: ma noi con questa uscita di ChatGPT noi ci troveremo di fronte allo stesso problema a cui ci siamo trovati di fronte quando sono entrati con forza nell'uso comune i social networks, e oggi stiamo ad occuparci dei danni colossali che hanno fatto all'intelligenza e all'apprendimento dei nostri figli. Perché? Perché questi prodotti sono stati sviluppati senza alcuna regolazione. Ora, in un mondo in cui perfino il calibro delle mele è regolato, la tipologia delle mele, il colore delle mele viene regolato con una serie molto dettagliata di procedure legislative e regolamentari, non si capisce perché dei prodotti che, per quanto sofisticati, tecnologici, eccetera, eccetera, ma sono non solo di uso comune, perché uno sta attaccato allo smartphone e diremo per quali motivi più ore al giorno, ma hanno un impatto su praticamente tutto quello che facciamo, hanno un impatto sulla vita sociale, hanno un impatto sull'apprendimento, hanno un impatto sulle relazioni, hanno un impatto sulle comunicazioni, hanno un impatto sulla politica, hanno un impatto sulla democrazia. Quindi hanno un impatto formidabile, attraggono la nostra attenzione per molte ore al giorno, perché quello che non passiamo sul telefonino spesso lo passiamo al computer, quindi finisce che perlomeno 5-6 ore al giorno, anche di più spesso, uno è attaccato a degli strumenti elettronici, e non c'è niente che li regoli, non c'è niente che li regoli e non c'è niente che ne vincoli in qualche modo o ne condizioni l'utilizzo. Bene, parleremo poi dei grandi temi come la democrazia e come la democrazia è impattata da queste piattaforme, ma adesso io volevo come introduzione fare un breve accenno come è nata, com'è che siamo arrivati a questo punto, perché la narrazione è che la tecnologia è una cosa talmente superiore che va avanti per conto suo e non deve essere frenata, non deve essere condizionata. E quindi c'è tutta questa narrazione in positivo, no? Che vede solamente e ha un unico obiettivo, cioè quello di impedire che in qualsiasi modo si regoli l'utilizzo e lo sviluppo della tecnologia. Ed è vero, perché in fondo la tecnologia ha contribuito in modo straordinario a liberarci da tanti problemi, ha contribuito a metterci a disposizione la conoscenza, ha contribuito a rendere accessibili delle informazioni alle quali prima non avremmo avuto accesso, alle quali per avere accesso avremmo dovuto fare magari delle faticose ricerche lontane in biblioteche come questa, oppure molto più complesse in archivi, eccetera. Quindi la tecnologia è veramente uno strumento straordinario ed è quello che, parlo del titolo del libro, è quello che i profeti avrebbero voluto che la tecnologia fosse, cioè la tecnologia è nata, lo sviluppo della tecnologia è nata all'inizio per ragioni militari, però ha coinvolto tantissimi giovani ingegneri, soprattutto nella Silicon Valley, che vedevano negli anni 60 e negli anni 70 la tecnologia come uno strumento di liberazione, come uno strumento di diffusione dell'accesso alla conoscenza, come uno strumento di condivisione e di socialità. Quindi vedevano la cosa molto in positivo. Poi nel libro, se lo leggerete, troverete tutta una serie di episodi che raccontano di come all'inizio Internet fosse gestito da un personaggio come Postel, che aveva e gestiva tutta l'infrastruttura lui, e stava in uno studiolo all'università nella Silicon Valley con le ciabatte infradito e con i capelli lunghi. E quindi era tutto un mondo di giovani ingegneri entusiasti con lo spirito degli anni 60, con lo spirito, diciamo, alternativo dei figli dei fiori, che aveva contaminato anche i giovani ingegneri. Lo sviluppo della tecnologia è stato impetuoso ed è arrivato al punto che alla fine degli anni 80 moltissime imprese nuove nate
avevano incominciato a utilizzare abusivamente internet, perché internet non era stato concepito per gli usi civili o per gli usi commerciali, è stato concepito per usi completamente diversi. La National Science Foundation l'aveva vincolato l'uso alle agenzie governative e alle università. Quindi questo era l'ambito nel quale si era sviluppato internet ed era vincolato quell'ambito, perché era un ambito dove era certo l'accesso, erano identificati quelli che partecipavano e nessuno mai avrebbe immaginato che quello strumento potesse essere messo a disposizione di attività commerciali, perché non era stato concepito per quello. Aveva un problema di disegno, di ingegneria all'origine, che ha condizionato poi gli sviluppi futuro, ed era l'assenza fra i requisiti di base della progettazione dei requisiti di sicurezza, cioè internet è nato senza requisiti di sicurezza e quindi non poteva essere utilizzato a fini commerciali, però diciamo che era talmente interessante, poi soprattutto dopo che era stato sviluppato il browser, il World Wide Web, cioè la navigazione attraverso il web, che molte imprese cominciarono a utilizzarlo per fare delle attività commerciali e esercitarono, erano talmente tante, diciamo fra l'88, 89, 91, 92, che esercitarono una pressione politica enorme, alla fine della quale la National Science Foundation disse vabbè, se c'è tutta questa pressione per utilizzare internet a fini commerciali, lasciamoglielo utilizzare e consentì dal 92 in avanti l'utilizzo di internet a fini commerciali. Chi ne fece una grande battaglia politica come strumento di emancipazione fu Gore e Clinton, che a partire dal 96, praticamente diciamo Clinton e Gore erano stati eletti nel 93, incominciò nel 92, ma nel 93 si insediò Clinton con vicepresidente Gore, incominciarono a lavorare su come portare questa tecnologia, l'accesso diciamo a internet, a diventare un grande strumento anche di offerta politica, e fecero tutta una serie di interventi fra l'96 e il 98-99 che di fatto diedero mano libera, esonerarono gli operatori di internet da qualsiasi vincolo e da qualsiasi legge, crearono una legislazione speciale per cui c'era un'immunità penale e civile contro qualsiasi cosa avessero fatto, c'era l'esenzione al pagamento delle tasse, c'era una specie di esenzione dai vincoli del copyright, quindi diciamo chi aveva una piattaforma elettronica poteva essere indenne da qualsiasi tipo di responsabilità, contrariamente a quello che capitava ai poveri giornalisti, agli editori dei giornali e agli stessi librai. C'era un caso famoso della Corte Suprema di un libraio che aveva esposto un libro con una, adesso non vorrei che fosse come il David di Donatello, perché con la cultura woke quella è pornografia, ma una roba del genere, e venne non solo sanzionato, gli venne fatto un processo che arrivò alla Corte Suprema per accertare la responsabilità del libraio nel mettere in vendita o nel tenere sul bancone un libro che aveva un'immagine osè sulla copertina. Quindi Clinton e Gore fecero tutto questo sforzo che aumentò enormemente il numero di imprese che utilizzavano internet a fini commerciali, a fini industriali, tant'è che fra il 98, 99 e il 2000 c'era talmente tanta eccitazione per internet che ci fu il famoso scoppio della bolla di internet che fece precipitare tutte le imprese che erano nate in quel periodo. Però quelle imprese avevano investito un sacco di roba, avevano investito in fibra ottica, avevano investito in
capacità di computazionale, cioè la crisi del 99-2000 lasciò una quantità enorme di disponibilità di infrastrutture per la seconda generazione, ed è qui che arrivano gli oligarchi. La seconda generazione capisce che internet è un fatto sociale, che quindi si può gestire internet per farlo diventare uno strumento di partecipazione sociale, che i soldi si fanno con i click e quindi con la viralità di quello che passa su internet, e quindi elaborano dei algoritmi che promuovono la viralità, che promuovono il fatto che tu debba essere sempre attaccato al telefono, che debba essere sempre attaccato ai tuoi social networks, a Facebook, a questo, a WhatsApp, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi promuovono un uso compulsivo di internet perché è quello che li fa guadagnare. Ed è questo che ha trasformato una pletora enorme di società in, che sfruttavano le potenzialità di internet, in cinque grandi società che hanno una capitalizzazione di borsa più grande di quella degli stati, che hanno una capacità di influenza politica enorme. Obama era, diciamo, cito nel libro, che non è segreto che il capo di Google stava praticamente, non dico ogni settimana, ma quasi nell'ufficio di Obama, e quindi hanno preso il dominio della nostra attenzione, tant'è che una manager importante di una di queste società, intervistata da un giornalista, dice: ma chi è il vostro concorrente? Ah no, il nostro concorrente è il sonno, perché è solo il sonno che impedisce alla gente di guardare compulsivamente il telefonino o il computer. Ecco, questo è il problema da cui nasce il libro, nasce l'attenzione alla quale Massimo ed io abbiamo dedicato, e nascono i problemi di cui poi nel corso di questo intervento parleremo. Grazie. Grazie davvero al Presidente Bernabé, che penso che ci abbia introdotto nel modo migliore all'interno del nostro tema e ci dà anche un'idea anche di quanto questo libro sia davvero ricco di informazioni, di fatti. È un libro che entra nel dettaglio, che appunto permette di ripercorrere la nascita degli standard, anche la battaglia che c'è stata sulla governance di internet, come questi passaggi, ad esempio la regolamentazione che è stata introdotta dall'amministrazione Clinton, poi abbia inciso, diciamo, nella parabola futura della diffusione appunto di queste nuove tecnologie. Quindi davvero una lettura molto interessante. Ecco, adesso passerei a Massimo Gaggi. È stato sottolineato, diciamo, l'importanza e il ruolo degli Stati Uniti nello sviluppo di questa tecnologia, e anche come appunto nel libro si parla di come ci sia stato anche nella battaglia iniziale sulla modalità della governance, comunque l'amministrazione americana cercasse da un lato di dare spazio alla crescita di questo nuovo settore, ma anche in un qualche modo di considerarla come un asset competitivo appunto anche nel gioco a livello mondiale. Quindi da un lato abbiamo questo sviluppo di internet con un forte ruolo degli Stati Uniti, dall'altro abbiamo la Cina che invece segue un percorso molto diverso, per cui già dall'inizio si cerca di mettere delle barriere allo sviluppo di internet, e l'Europa che prende, diciamo, una via in cui almeno da un certo punto in poi c'è una enfasi molto significativa sulla regolamentazione. Ecco, qual è, diciamo, l'importanza e il nesso appunto di questo sviluppo delle tecnologie con il gioco internazionale? Tra l'altro si parla anche molto del ruolo delle agenzie di intelligence, no? Di come appunto internet sia considerata una risorsa dalle agenzie americane, ma poi anche in uno degli ultimi capitoli come anche in tempi più recenti questa importanza ritorni. Ecco, grazie. Io
Grazie Giacomo, grazie a tutti per essere qui, non ripeto i ringraziamenti che ha già fatto Franco e che ovviamente condivido anche all'organizzazione. Nel rispondere alla tua domanda vorrei partire da dove ha finito Franco, citava appunto quel caso di un imprenditore, si trattava del capo di Netflix che appunto notava che il suo unico competitor era il sonno degli americani. Quando è stato fatto notare a altri imprenditori del mondo della tecnologia, abituati a richiedere piena libertà di movimento proprio in nome appunto della tecnologia, doveva essere un valore assoluto, quando è stato fatto notare a Reid Hoffman, che è un altro grande imprenditore, investitore in Facebook, ma soprattutto fondatore di LinkedIn, che si stavano creando dei meccanismi di dipendenza dalla tecnologia, lui rispose, devo dire, in modo molto franco e anche ingenuo, sì vabbè, ma che problema c'è? È come lo zucchero, anche lo zucchero crea dipendenza, non ricordando il fatto che lo zucchero ha creato dipendenza anche perché negli anni 50, quando gli scienziati cominciarono a capire che quelli che erano i danni che potevano provocare un eccessivo consumo di zucchero, le multinazionali dello zucchero fecero una campagna di finanziamenti di alcune università, una campagna di stampa per cercare di spostare l'attenzione del pubblico e degli stessi medici dallo zucchero verso i grassi. Quindi questo vuol dire che cosa? Che nel momento in cui le grandi imprese tecnologiche sono cresciute e sono diventate potenti, sono anche diventate le lobby che sono state difficili da sfidare in qualche misura. Noi abbiamo visto che della ricerca che abbiamo fatto in questi anni, partendo da quello che diceva appunto Franco, l'amministrazione Clinton, soprattutto Al Gore, che era il suo vicepresidente, che era l'uomo che inventò, non parlava mai di internet, parlava di superhighway, di autostrada dell'informazione, voleva appunto, intuì che questo settore poteva diventare un settore nuovo, enorme e molto trainante dell'economia, quindi un modo per aggiungere PIL agli Stati Uniti e a dargli un vantaggio competitivo rispetto al resto del mondo. E Larry Irving, che è l'uomo che ha scritto buona parte di questa legislazione, braccio destro di Al Gore, che mi è capitato di intervistare un paio di volte per il Corriere per questo libro, mi diceva, quando noi nel 95 abbiamo fatto questa legislazione, abbiamo pensato, ho usato un'espressione molto, molto bella che abbiamo messo poi nel libro, che non si poteva mettere il cucciolo di una renna nella stessa gabbia di un orso polare. Gli orsi polari erano le industrie delle telecomunicazioni in quel tempo, che erano le industrie più potenti e che si temeva che avrebbero schiacciato le start-up della Silicon Valley. Ma lo stesso Larry Irving ammette che quando la Silicon Valley è diventata la culla di imprese gigantesche, che sono appunto quelle che oggi hanno dei fatturati superiori ai PIL degli stati, era venuto il momento appunto di regolamentarle e questo non è stato mai fatto. Cosa succede dal punto di vista dei rapporti internazionali e del peso che tutto questo sta avendo anche nel campo dell'intelligence? Quello che sta succedendo, per quello che vediamo noi, è che nel mondo dello spionaggio si è passati dalla fase storica che possiamo definire quella dei film che abbiamo visto per tanti anni, cioè di uno spionaggio che era diviso fra lo spionaggio operativo, quello fatto dagli 007, gente che aveva appunto lavorava sul campo e che quindi raccoglieva informazioni, teneva contatti, le spie classiche, diciamo. E poi un mondo invece di ricercatori, quelli dei tre giorni del Condor, diciamo, quelli che studiavano i problemi invece da dietro un computer, dietro una scrivania. Ecco, con lo sviluppo delle tecnologie digitali, con la capacità di analizzare enormi quantità di dati e di poter interferire nella vita ormai di tutti noi, di poter conoscere abitudini di consumo, abitudini e anche opinioni politiche, letture, comportamenti sociali, acquisti di tutti noi, piano piano l'equilibrio si è spostato da una serie di controlli che erano specifici, approfonditi, romanzeschi se volete, ma comunque legati a delle ricerche specifiche su persone specifiche, a usare
una tecnica di raccolta di dati a strascico e quindi a creare un sistema di sorveglianza che ormai riguarda tutti noi. A me ormai da anni capita, quando arrivo negli Stati Uniti, di trovarmi davanti, soprattutto non tanto a New York quanto all'aeroporto di Atlanta, davanti a un uomo delle dogane, dell'immigration, che prima ancora che gli do il passaporto mi dice: ciao Massimo, come stai? Perché attraverso il riconoscimento facciale sa già chi sono e vede già quali sono stati gli ultimi viaggi che ho fatto. Io adesso per il libro sto andando avanti e dietro, è già il quinto viaggio che faccio da Capodanno, l'ultima volta mi hanno fermato e mi hanno chiesto perché sto andando avanti e dietro con tanta frequenza, perché vedono qualunque dato circa i miei movimenti e quindi divento una persona sospetta. Ecco, questo è quello che sta succedendo nel campo della cosa in parte probabilmente anche utile da un punto di vista della ricerca delle attività antiterrorismo, però anche qualcosa che poi, quando viene applicato non dagli stati ma da imprese private che usano queste tecnologie anche per vendere servizi sia commerciali sia alla politica, questo poi distorce non solo il mercato ma anche il sistema politico. Nel libro si racconta che già molti anni fa, che poi in questo mondo ci sono anche dei personaggi molto curiosi che sono i cosiddetti pentiti della tecnologia. Quando noi abbiamo cominciato a scrivere questi libri, Franco 10 anni fa, io 5 con quello che poi citato Homo Premium, e si parlava di regole, venivamo accusati di volere in qualche modo mettere dei limiti alla tecnologia, cioè le regole significa tirare il freno in qualche modo, mettere i limiti alla tecnologia. Ecco, nel mondo delle reti sociali abbiamo visto che la filosofia è stata per buona parte del tempo quella di Mark Zuckerberg, cioè il fondatore di Facebook, secondo il suo motto, che traduciamo liberamente in italiano: vai avanti a oltranza e rompi tutto quello che puoi rompere, perché poi tanto lo ricostruiremo in modo migliore. E poi invece ci troviamo davanti, e sono citati nel libro, tutti i tecnici che hanno creato queste tecnologie, tutti, molti dei tecnici che hanno creato queste tecnologie a cui venivano rivolti certi messaggi, ma di sezionarlo, di capire quanti erano in quel pubblico le persone giovani, qual era la vulnerabilità psicologica delle persone che venivano approcciate. Questo a fini commerciali, ma poi questi stessi meccanismi di microtargeting sono stati usati in politica, sono stati usati soprattutto, l'abbiamo scoperto con lo scandalo di Cambridge Analytica nelle elezioni del 2016, lo scandalo che poi è emerso nel 2018, e da quel momento in poi ci siamo resi conto che la necessità di regolamentazione era in qualche modo condivisa anche, se non dagli imprenditori di Big Tech, delle grandi compagnie, sicuramente dai tecnici che queste tecnologie le avevano sviluppate. Una cosa che mi dà una qualche fiducia nel futuro è il fatto che oggi che stiamo passando dall'era delle reti sociali a quella dell'intelligenza artificiale, e siamo all'alba di questa era, perché appunto ChatGPT è il primo fattore che rende evidente per tutto il pubblico degli utenti che cosa potrà essere offerto da questo tipo di tecnologie. Ecco, in questo momento già oggi gli imprenditori della tecnologia si rendono conto che ci sono dei rischi, li denunciano loro stessi, alcuni lo fanno con interesse, perché Elon Musk, quando chiede la moratoria di 6 mesi, sta pensando anche al fatto che lui vuole entrare in questo settore e quindi ha creato XAI, la sua società, e deve recuperare terreno, ma ci sono anche molti altri che invece sinceramente temono che ci possano essere dei sviluppi che fanno perdere il controllo della tecnologia. Lo stesso Sam Altman, fondatore di OpenAI, quindi padre di ChatGPT, pur volendo andare avanti il più possibile con questa tecnologia, ammette che ci sono dei problemi molto seri e quindi ammette che bisogna dare tempo alla politica di intervenire, di capire e, entro certi limiti, senza mettere catene eccessive, di regolamentare. Da cui oggi appunto questo incontro a cui accennavi all'inizio, che è in corso adesso alla Casa Bianca, che per la prima volta appunto si mettono intorno al tavolo per cercare di capire quanto queste nuove tecnologie possono essere pericolose e come possono essere in qualche modo regolamentate, o comunque può essere creato un framework per svilupparle, e poi possiamo ancora parlare all'infinito di questi temi. Grazie.
Grazie a Massimo Gaggi, effettivamente diciamo anche l'attenzione più probabilmente proprio sul piano della consapevolezza del pubblico, perché in fondo, come diceva all'inizio il presidente Bernabé, queste tecnologie in un qualche modo erano già presenti, però dal punto di vista della consapevolezza del pubblico, diciamo, l'uscita di ChatGPT ha creato certamente una grande sensazione e in un qualche modo ha reso avvertita, diciamo, la popolazione di quanto queste quanto siano elevate le potenzialità di queste tecnologie e di quanto sia importante riflettere sul da farsi al merito. Ecco, io adesso passerei al professor Bianchi, insomma ci sono tanti gli aspetti su cui potrei chiedere la sua opinione, appunto c'è all'economista potrei chiedere qual è la sua opinione appunto su questo quadro che viene fatto dello sviluppo appunto di un nuovo settore con tutte le questioni che vengono sollevate anche in merito all'antitrust, no? Cioè le ragioni per cui un determinato anche atteggiamento diverso che viene portato avanti dall'antitrust americano permette appunto anche il formarsi di oligopoli anche nella differenza con l'Italia. Un altro tema interessante è quello appunto dell'effetto che queste nuove tecnologie hanno sull'attenzione delle persone, quindi anche nella sede della formazione, dell'educazione. Però diciamo io gli chiederei semplicemente cosa si può trarre dalla lettura di questo libro, ecco, quali sono diciamo alcuni aspetti per cui la lettura di questo libro è utile ed è importante. Bene, grazie, grazie Giacomo, però se permetti io mi alzo anch'io come ha fatto Franco, perché altrimenti non vi vedo e non mi vedete. Aspetti un istante che mi imbalzo. Allora dirò subito che questo è un bel libro, ma è un libro inquietante. Perché inquieta? Almeno la mia anima, ma anche la vostra mi inquieta. Per tre motivi. Motivo numero uno, è un libro di storia. Quando si fa la storia, pensi sempre che fa una storia dei romani, del Medioevo. Invece questo è una storia del presente. Perché tutte le storie che loro raccontano sono successe che noi eravamo già vivi. Secondo motivo di inquietudine, com'è che non ce ne siamo accorti? È successo tutto questo, il mondo è cambiato, ci hanno cambiato la società, il modo stesso in cui noi ci relazioniamo. Li avete visti anche voi, c'è un mucchio di coppiette carine che si siedono sulla panchina e si danno la mano, e nell'altra parte ognuno parla al telefono. E non si parlano fra di loro. Questa idea di una solitudine affollata, questa idea di un mondo in cui tutti possiamo parlare con tutti, ma sempre da soli. Il terzo motivo di inquietudine è che in realtà all'inizio, negli anni 90, avevamo tre illusioni. La parola illusione è una parola difficile da tradurre, perché mentre in italiano illusione è un fatto mio, mi sono illuso, una speranza non realizzabile, in inglese illusion vuol dire che qualcuno mi ha illuso, che un mago è stato capace di intortarmi su e di illudermi. Quali erano le tre illusioni? La prima illusione, caduta l'Unione Sovietica, la storia è finita la storia dei conflitti. Con la globalizzazione non ci saranno più guerre. Qua ci tiriamo una riga, eh? Seconda illusione. La seconda illusione era che laddove c'erano dei problemi, il mercato da solo lo risolveva. Bastava liberarlo, liberare il mercato e il mercato avrebbe risolto tutto. Quindi quale regolamentazione, Franco? Il mercato. Il mercato avrebbe risolto. Da quanto ci raccontano, abbiamo cominciato con i giovinotti che nel garage sotto Stanford o sotto Harvard inventavano delle robine e siamo arrivati con 5 imprese che hanno insieme un valore di capitalizzazione di borsa che è più grande del PIL dell'Italia e della Spagna messa assieme.
e se metti anche le altre di tutta Europa. Non solo, ma imprese che sono localizzate negli Stati Uniti, ma che attraversano tutto il mondo. Facebook, che è anche il proprietario di WhatsApp, di Instagram e di Messenger, in realtà ha almeno 3 miliardi di utenti. Non c'è nessun paese al mondo che ha 3 miliardi di utenti, neanche la Cina. La terza promessa, e quindi anche sulla seconda, ragazzi, ci tiriamo una riga, la gente che ha fatto fortuna con l'idea del mercato che era salvifico, ovviamente dicevamo stamattina sono piovuti i premi Nobel su questi economisti. La terza promessa era che questa tecnologia era la nuova democrazia, perché uno valeva uno, perché c'era accesso per tutti e quindi fine dei vecchi partiti, fine dello Stato, perché insomma bastava la tecnologia, della fede nella tecnologia. In tutti i paesi ha avuto forme diverse, c'è stato più o meno qualcuno che le ha utilizzate, un immobiliarista, un sergente dell'esercito, un comico, ognuno ha avuto il suo. La cosa interessante è che abbiamo scoperto che uno vale uno, non è vero, perché uno dei due è quello che controlla tutti i numeri e tutti i dati. Infatti la vera ricchezza delle nazioni oggi è la quantità inaudita di dati che queste hanno accumulato. Dice, ma dove ne hanno trovati i dati? Ci fermiamo un attimo e scopriamo che sono i nostri. Come diceva Massimo, tutti i suoi dati ce li hanno tutti, tutti i nostri dati ce li hanno tutti e questa è diventata la base anche dell'intelligenza artificiale. È diventata anche la base dell'intelligenza artificiale la quale funziona perché questi signori hanno tutti i nostri dati. Allora qui viene la domanda chiave, che poi credo che interessi molto a Giacomo e a tutti noi. Il libro si chiama Profeti, oligarchi e spie, ma il vero titolo è quello sotto. Il vero titolo è Democrazia e società nell'era del capitalismo digitale, oppure il titolo implicito, ma secondo me quello vero, è Che cosa rimane della nostra democrazia? E per ritornare alla nostra democrazia dobbiamo fare appello a quel vecchio armamentario che è lo Stato, in particolare l'antitrust. Solo che in questa partita, che è una partita quasi tutta americana, l'unica autorità che funziona è quella degli Stati Uniti, mentre c'è un problema di tutti noi. Tutti noi non possiamo aspettare che sia l'antitrust americana a regolamentare. E allora saltano fuori i problemi. In questo mondo globale, in cui noi siamo qui, ma sappiamo che dall'altra parte dell'oceano stanno facendo una riunione, cosa può succedere? C'è una variante. Dice, qual è il concorrente di Facebook? Non è il sonno, è TikTok. Cinesi, il cinese di TikTok. Questo è un altro campo di battaglia fra le due superpotenze, fra quelle che oggi sono le due superpotenze. Allora qui viene l'altra parte. Questo è nato negli Stati Uniti, ma questo è una delle espressioni di potenza degli Stati Uniti. Così come TikTok è uno degli, o Alibaba o i cinesi sono parte dell'espressione di come si manifesta oggi la potenza di un paese nei confronti degli altri. Poi il problema nostro è l'Europa. L'Europa che su questo non solo dovrebbe battere un colpo, ma dovrebbe domandare che quel tipo di regolazione che Massimo e Franco in maniera così esplicita qua indichino, coinvolgano anche di fatto tutti coloro che sono l'oggetto di questo intervento. Ci sono 5 emergenze oggi nel mondo che sono rilevanti. La prima è quella climatica. E però tutto sommato quella climatica forse è l'unica area in cui le istituzioni internazionali, le organizzazioni internazionali, partite dall'ONU, sono riuscite se non altro a mettere sul campo delle basi per degli accordi. La Cina è ancora fuori ma è stretta, mentre gli altri, l'emergenza tecnologica come è stato detto, l'emergenza demografica, perché l'abbiamo già detto tante volte, attenzione che l'altra bomba è quella demografica, il mondo sta cambiando rapidamente perché cambiano i nostri pesi. Un'emergenza di cultura,
L'esigenza della cultura l'avete, sapete anche voi come si fa fatica a parlare con i nostri figli che parlano già un'altra lingua, non solo, ma che sono capaci di utilizzare queste macchinine come noi, io parlo da anziano, non siamo capaci di fare. Quando io ho un problema col mio telefonino faccio come fate voi, domando a mio figlio di risolvermelo. E questo è già una nuova separazione. Ma c'è questo tema anche di emergenza democratica. Nel libro ci sono 3 o 4 passaggi impressionanti. Le elezioni di Trump, dove allora era all'opera una cosa che si chiamava Cambridge Analytics, che erano artigiani sostanzialmente dell'intelligenza artificiale, che però sono stati sufficienti, loro l'hanno dichiarato, si è visto, ad alterare dei risultati. Ma abbiamo visto anche la fine, l'uso dei social tramite proprio Facebook, che ha trasformato il malessere sociale in odio e l'odio in base politica. Ecco, questa è la parte che secondo me, Giacomo, dovremmo adesso riflettere. Che cosa resta della nostra democrazia? È soltanto un problema di limitare e regolare i canali social, o è un problema che questi hanno già introdotto una modifica tale nella nostra struttura genetica che dobbiamo ripensare da capo che cosa vuol dire democrazia in un mondo così aperto, così conflittuale, in cui abbiamo dimostrato che gli stati sono necessari ma gli stati nazionali non sono più sufficienti, in un mondo in cui al di là delle illusioni dei primi anni è aumentata enormemente la diseguaglianza. Cioè i temi ci sono tutti e io credo che la parte più interessante di questo libro, che è ricchissimo di racconti, ricchissimo di percorsi di gente che parte da sconosciuti e sono diventati re, se non re almeno granduchi del mondo, come tutto questo si incrocia con noi. Qual è il passaggio successivo? Che cosa succede per la nostra democrazia e come voi che avete visto questa narrazione, soprattutto negli Stati Uniti, ricade sull'Europa e anche sul nostro paese. Grazie. Grazie al professor Bianchi non solo per aver toccato tanti temi nel suo intervento, appunto, che ancora una volta danno l'idea della ricchezza di questo libro, ma anche per aver anticipato quella che appunto è probabilmente la questione centrale, una delle questioni più importanti che il libro solleva e probabilmente la questione centrale che ci troviamo ad affrontare adesso, cioè queste tecnologie che impatto possono avere sulla democrazia, sulle democrazie e attraverso quali canali, in quali modalità queste tecnologie rischiano in un qualche modo di mettere in difficoltà, mettere in pericolo. In parte, diciamo, sono fenomeni che vengono da lontano, appunto l'assottigliamento della classe media, che in parte è stato legato anche a questo, in parte sono problemi anche più recenti che si affacciano adesso. Quindi chiederei al Presidente Bernabé una riflessione su questo punto. Ecco, questo è il tema centrale. Cosa succede alla democrazia? Ma non sono tanto le tecnologie che hanno un impatto sulla democrazia, è il modo in cui le tecnologie vengono utilizzate. Dicevamo prima che l'obiettivo degli imprenditori che hanno sviluppato le piattaforme è un obiettivo di farne degli strumenti virali e soprattutto di farne un utilizzo compulsivo. Quello che succedeva in una situazione, diciamo, precedente, quando l'informazione era dominata dai giornali e dalle televisioni, era che l'opinione pubblica tendeva verso il centro, cioè tendeva ad essere moderata. Tant'è che i partiti avevano difficoltà a dirsi partiti di estrema destra o partiti di estrema sinistra. Erano tutti partiti che convergevano al centro, centrodestra, centrosinistra, i grandi politici di quell'era erano uomini tipo De Gasperi, cioè erano uomini che avevano della centralità, della moderazione della politica, lo strumento sostanziale della loro diffusione, della loro presenza in politica.
Le piattaforme invece fanno il contrario. Per essere virali e per essere compulsive devono essere divisive, devono distinguere il messaggio che danno, cioè se i messaggi sono tutti convergenti verso il centro non hanno presa, non hanno viralità. Sgarbi fa più effetto di Alcide De Gasperi, faccio per dire, no? La nuova, la bestia di Salvini, per dire, ma di tanti altri, sia a destra che a sinistra, sono tutte dominate dall'obiettivo di distinguersi, di radicalizzare la propria, perché radicalizzando diventa virale, perché diventando virale diventa diffusa e si creano delle camere chiuse, quelle che si chiamano le echo chambers, e le piattaforme forniscono i messaggi che uno vuol sentirsi fornire. Poi quando scoprono qual è il tuo messaggio preferito, ti alimentano solo di quello. La televisione e il giornale non hanno quel tipo di compulsività. La televisione e il giornale alla fine, cioè se tu ti stanchi di vedere, non so, Rete 4, passi alla 7 oppure passi alla Rai 1. Se tu ti stanchi di leggere il Corriere della Sera, leggi il Fatto Quotidiano, ma diciamo c'hai di fronte una varietà di opzioni. Le piattaforme invece ti alimentano sempre dello stesso tipo di messaggio ed è quello che crea la comunità, che è quello che crea una comunità che diventa quello che abbiamo visto con l'assalto al congresso degli Stati Uniti il 6 gennaio del 22, che è stato un episodio che non ha precedenti nella storia della democrazia americana, dove della gente che era convinta che le elezioni americane fossero state rubate da Biden e che il vincitore fosse Trump, si sono scagliati contro la casa della democrazia americana cercando di assaltarla. Ecco, un episodio di questo genere non poteva avvenire in un mondo dominato dai libri, dalla radio, dalla televisione e dai giornali. Ma non è che prima non ci fosse, cioè Hitler, Göring si era inventata la radio popolare e quindi veniva data a ciascuna famiglia una radio che potesse, dove si potesse ascoltare la voce del Führer. Ma era una situazione particolare, innanzitutto si sapeva che il Führer era il Führer e se non ascoltavi il Führer ci avevi problemi. Ma poi quindi era, cioè, era trasparente da dove il messaggio venisse. Qui la cosa che non sai è da dove viene il messaggio. Sono le piattaforme che lo alimentano, sono i servizi di qualche paese, sono dei robot, i chatbot che aumentano la viralità del processo e quindi attraggono ancora di più, concentrano il messaggio, attraggono ancora di più l'attenzione. Ecco, quello che cambia è il fatto che si passa da un sistema che con tutti i suoi difetti e tutte le sue debolezze è comunque un sistema trasparente, dove hai delle scelte, dove puoi essere esposto a messaggi che sono in contraddizione fra di loro e poi puoi fare delle scelte, magari senti qualcuno che ti dice una cosa che magari è diversa da quella che avevi sentito prima e magari ti incuriosisci. Le piattaforme no, conoscono la tua psicologia, conoscono le tue idiosincrasie, conoscono la tua mentalità, sanno di che cosa ti alimenti e ti forniscono solamente quello, esattamente come un dopato, come un drogato. Non a caso un'altra dei termini che vengono usati dagli esperti di marketing delle piattaforme è che devono fare il hacking dell'attenzione, devono
attrarre l'attenzione al punto che tu non hai più nessun altro riferimento e più ti concentri, più sei, cioè il giornale alla fine lo guardavi mezz'ora al mattino, piattaforme su Facebook, c'è la gente che sta attaccata a Facebook 3-4 ore al giorno, 5 ore al giorno, per essere sempre alimentata dagli stessi messaggi. Ecco, questa è una situazione che onestamente non ha precedenti ed è una situazione di cui dobbiamo preoccuparci. È la stessa situazione che provoca fenomeni che abbiamo visto anche in Italia. Cioè, come mai passiamo da un mondo dove per 40 anni uno che votava comunista continuava a votare comunista, uno che votava democristiano continuava a votare democristiano, eccetera, 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 a un mondo nel quale di colpo Renzi prende il 35% e dopo un anno, dopo due anni prende il 3%, Salvini prende il 35% e dopo un anno sta all'8%, Grillo e 5 Stelle prendono il 38%, non so quanto hanno preso, e adesso stanno al 15%, beati loro, sono più alti degli altri. La Meloni oggi prende il 30%, ma come mai c'è questo continuo passaggio di maggioranze che si creano e poi si dissolvono? Ecco, questo è il risultato di questi processi che ho descritto prima e sono processi che comportano un rischio molto molto forte per la democrazia. Grazie, e ecco, io resterei su questo tema appunto del nodo della democrazia. Peraltro è proprio su questo nodo che è cambiata la consapevolezza e l'orientamento dell'opinione pubblica relativamente al tema appunto degli usi, delle forme della tecnologia, perché appunto in quel 2016 che fa un po' da spartiacque, a partire prima la Brexit, le elezioni di Donald Trump legate poi agli scandali che sono emersi, Cambridge Analytica, poi nel mondo l'elezione di Bolsonaro, insomma ci sono stati tutti una serie di episodi che hanno a che fare proprio con l'influenza che un certo uso della tecnologia può avere sul processo democratico, sul processo elettorale, hanno effettivamente destato un allarme che è andato a cambiare quello che era un sentiment molto positivo che era generalmente diffuso in precedenza. Ecco, tra l'altro, sapendo anche che questo è un tema di cui comunque Massimo Gaggi si è occupato anche in libri precedenti, gli chiederei da un lato di raccontarci appunto qualcosa di questo processo, di quello che è successo, e anche di quelli che sono i rischi attuali in prospettiva, no? Ad esempio l'intelligenza artificiale con l'uso dei chatbot, se rischia di aggravare, di accelerare ulteriormente questo processo, e dall'altra parte se invece ci sono delle iniziative che la politica negli Stati Uniti non solo stanno possono prendere rispetto a questo insieme di problemi e processi. Sì, grazie. Allora, è sicuramente vero che questo processo di degenerazione è iniziato parecchi anni fa, ce ne siamo resi conto a partire dalle elezioni del 2016, ma questo anche perché la stampa anglosassone è quella che ha lavorato con più attenzione su questi temi, li ha studiati, li ha capiti, c'erano giornalisti specializzati in tecnologia e quindi hanno cominciato a farsi venire dei dubbi. All'inizio, quando subito dopo le elezioni del 2016 si disse che Facebook aveva avuto un'influenza importante sul voto, Zuckerberg lo negò, disse che una cosa non stava nel cielo né in terra. E dopo poco tempo fu dimostrato scientificamente che invece l'influenza c'era stata, e come, lo stesso Zuckerberg chiese scusa e ammise di avere le responsabilità, e qualche mese dopo venne fuori anche la vicenda di Cambridge Analytica e si scoprì appunto non solo che c'erano state le interferenze russe e l'uso di questi chatbot, ma anche che c'erano delle organizzazioni strutturate che facevano questo di mestiere, cioè alteravano in qualche modo il risultato elettorale e lo facevano per mestiere, e se l'abbiamo scoperto anche perché se ne vantavano, perché poi sono venute fuori da parte proprio di Cambridge Analytica le presentazioni che loro facevano in paesi del terzo mondo in cui la stampa
anglosassone non c'era il conto dollare, quindi e lì andavano a parlare con molta libertà di come loro riuscivano a manipolare in qualche modo il modo di pensare delle giovani generazioni in isole caraibiche, alterare il voto, a capire come una comunità indiana di un certo paese poteva essere manipolata e spinta a votare un candidato piuttosto che un altro. Quindi questi fenomeni si sono estesi a macchia d'olio per anni senza che ce ne rendessimo conto. Questo è successo soprattutto in paesi anche asiatici e sudamericani, e anche di questo ci siamo accorti molto tardi, anche perché Facebook, Google con YouTube non avevano un sistema di moderazione, cioè di controllo, di sorveglianza di queste reti, sia perché costava molto, sia perché in questi paesi era difficile trovare persone che parlavano la lingua e quindi che intervenivano a moderare dei messaggi eccessivi, e quindi sono arrivate le stragi dei Rohingya, le minoranze musulmane in Birmania, in cui gli estremisti buddisti hanno fatto stragi utilizzando proprio lo strumento di Facebook. E anche il fenomeno Bolsonaro al quale tu facevi riferimento, adesso non abbiamo tempo per entrare nei dettagli, ma è spiegato in dettaglio nel libro e sono usciti anche dei libri specifici su questo negli Stati Uniti. Il fenomeno Bolsonaro è frutto in grande misura dell'uso distorto di YouTube, che è diventata la sua piattaforma. Era un politico di nessuna rilevanza nella destra brasiliana, disprezzato dai leader della destra brasiliana, ed è riuscito non solo a farsi eleggere in Parlamento, ma a diventare capo di un movimento utilizzando YouTube, infarcendo YouTube di teorie cospirative, e dopo essere diventato presidente è riuscito anche, ora che ha perso la presidenza, a far crescere una generazione di persone nel suo stesso movimento politico che sono diventate potenti con gli stessi strumenti e che oggi, anche se lui non è più al potere, sono governatori di stati o membri influenti del Parlamento brasiliano. Ma al di là dei sistemi politici, l'effetto di queste distorsioni della tecnologia e dell'uso delle reti sociali sta avendo un impatto anche sul sistema dell'informazione. Ora qui andiamo più vicini al mondo nel quale sono cresciuto, nel quale tuttora vivo, ma al di là dei giornali che sono entrati in crisi già da molti anni, che hanno perso lettori sia perché sono cambiate le abitudini, sia perché soprattutto perché il mondo della pubblicità è stato hackerato, per usare il termine franco, da Google e Facebook, che ormai assorbono, sono le grandi condutture che assorbono il grosso della pubblicità mondiale, ma noi in qualche modo siamo stati un po' considerati i vecchi mezzi di informazione anche da molti altri giornalisti dei nuovi mezzi digitali, dei nuovi media digitali, che dicevano appunto l'era dei giornali che è durata 200 anni sostanzialmente finita e l'era dei nuovi media digitali. Noi oggi stiamo vedendo in rapida sequenza che almeno negli Stati Uniti questi media, che erano nati con grandi speranze perché erano più snelli, erano più giovani, non dovevano i costi di stampa, non avevano i costi di distribuzione e che quindi promettevano di essere il futuro dell'informazione, stanno fallendo uno dopo l'altro. Il gruppo Vox, che c'è dentro molte testate, tra cui il New York Magazine, sta tagliando drasticamente i suoi organici. BuzzFeed, che è stata per molto tempo considerata veramente il futuro dell'informazione, ha vinto anche un premio Pulitzer e ha creato la cosiddetta informazione virale, cioè creando intorno alle notizie delle cose che dovevano attirare la persona, creando dei quiz, creando degli altri giochi intorno alle notizie per renderle più attraenti. La parte news è stata smantellata, chiusa letteralmente, e su questo Ben Smith, che è stato direttore di questo servizio BuzzFeed, ha appena scritto un libro uscito in America 3 giorni fa, Traffic, che è un libro dolente di pentimento per gli errori che hanno fatto, e il gruppo Vice, poco noto in Italia ma molto noto in America, che è arrivato ad avere, è nato da zero nel 1994, nel 2017 aveva 3.000 giornalisti e valeva 5,7 miliardi di dollari. Io stesso, devo dire, sono andato a raccontare nel Corriere della Sera, nella loro sede di Brooklyn, questo
sopravvivere con la viralità, cioè è vero che Google e Facebook si mangiano il grosso del mercato pubblicitario, ma noi aumentando il traffico in qualche modo riusciamo a prendere le briciole di questo mercato e farcela lo stesso, si sta rivelando non vero. Rimangono i danni, cioè il fatto di aver creato l'informazione virale e quindi drogata, che tiene poco conto della realtà dei fatti e tende soprattutto a romanzare i fatti, ma non c'è la sostenibilità economica. Questo, secondo me, è l'aspetto dal punto di vista dell'informazione più pericoloso per il futuro della democrazia. Grazie, e grazie a Massimo Gaggi anche per aver sollevato il tema della qualità dell'informazione, la qualità del dibattito pubblico come fattore cruciale per il futuro della democrazia, tema in cui anche nel nostro piccolo come Pandora Rivista insistiamo spesso molto. Ecco, io adesso concluderei quindi con Patrizio Bianchi, chiedendo anche a lui una riflessione appunto su prospettive, rischi e su possibilità di azione nel quadro che abbiamo, nel quadro fosco con varie inquietudini ma anche di potenzialità che abbiamo contribuito a delineare. Grazie Giacomo. Allora, innanzitutto torno al libro. Il libro è un libro di 300 e rotte pagine che però va usato come un atlante. Quindi voi lo prendete e fate una prima lettura veloce perché non riuscite a fare, cioè avete il quadro e poi però dovete tenere lì, perché ogni volta che salta fuori un nome, ogni volta che salta fuori un evento, ogni volta che salta fuori, cioè, ce l'avete lì, sul comodino, in sala da pranzo. Ecco, questa è una cosa che fa la differenza. Dice, ma adesso con Google, con internet, con YouTube, io mi scarico tutte le robe e le tengo lì. Voi sapete che le scarichiamo e poi vanno perse nel mare, non le ritroviamo più. Ecco, no, invece questo è un libro da tenere lì, in evidenza, perché i libri hanno questo elemento che, se volete, è tranquillizzante. È lì, lo leggo, lo posso fare mio. Posso prendere delle cose e trasformarle in qualcosa di mio. Io ho già imparato delle cose che ho già venduto 4 volte, giusto per dirvi, però la cosa importante è che l'effetto principale di questa doping da comunicazione è poco alla volta si perdono i contenuti. Noi tutti abbiamo ad esempio delle chat, ad esempio delle compagne di scuola. Poco alla volta, una volta ci sono delle informazioni, poi poco alla volta si perdono i contenuti. Si perdono i contenuti e allora tu devi dire, ah, come va? Sì, sono qui che sono andato in bagno. No, adesso accendo la televisione. Cioè, poco alla volta si perdono i contenuti e i principi. E allora il veleno principale è che anche le parole perdono d'identità. E il veleno sottile è che poi non riusciamo più a riconoscere i contenuti e a distinguerli. Faccio un esempio senza polemica, guai a Dio. Però liberazione e libertà non sono la stessa cosa. Se la festa della liberazione è un fatto storico, è un fatto che ha delle radici, che ha una continuità, è un fatto concreto, la libertà è un'altra cosa. Allora attenzione, perché il veleno non è soltanto che diventi compulsivo, ma il veleno è anche che questa compulsione poco alla volta ti fa perdere il contorno delle situazioni su cui tu devi essere critico. Perché vedete, c'è una distinzione che mi è sempre stata fatta, che io la trovo molto carina, fra democrazia e dittatura. Dice, nella democrazia e nella dittatura c'è il rappresentato e il rappresentante. In democrazia il sovrano e il rappresentato. In dittatura è il rappresentante. Ecco, con questo sistema questa cosa si confonde, non capisci più cos'è democrazia e che cosa è dittatura. Se tu sei tu il sovrano o sei tu in realtà non soltanto un non sovrano, ma anche qualcuno che non riesce più a distinguere le parole.
Allora qual è l'antidoto contro questo? Perché tu mi hai chiesto questo, no? Se è un veleno, qual è l'antidoto? Beh, c'è un antidoto individuale. Riprendiamo a leggere dei libri, riprendiamo a scrivere, riprendiamo ad avere la capacità sulle singole parole di addensare le nostre riflessioni anche utilizzando Wikipedia, anche utilizzando tutti gli strumenti. Arriveremo al punto che il famoso GPT, il famoso intelligenza artificiale, distinguerà fra coloro che considerano questo uno strumento e sono capaci di usarlo e coloro che invece saranno usati. Ecco, questa sarà la grande differenza della democrazia, fra coloro che sanno usare tutto questo come strumenti e coloro che invece saranno usati da questi. E questo è il pericolo vero. Allora bisogna essere attentissimi alle parole, ai contenuti delle parole, e ritornare all'idea che vi può essere anche una politica dove però quello per cui tu sei in grado di identificare te stesso sono i principi, sono i valori, sono la capacità di riscontro del reale e non la politica come esaltazione degli umori, perché sull'esaltazione degli umori c'è sempre qualcun altro che ha le parole per te. Su questo c'è un problema fondamentale, che è la scuola, ragazzi. La scuola mica solo per i bambini, la scuola è anche per noi, perché quando non sappiamo fare usare lo strumento anche noi siamo dall'altra parte. C'è un pensiero da fare sull'educazione. Il problema non è banalmente di dire ma allora i bambini lasciano fuori il telefonino. Ragazzi, quando uno fa la quinta elementare sono 7 anni che tutto il giorno è lì che traffica col telefonino. Il problema è tornare ad una scuola fatta di valori, fatta di capacità di educare chiunque, i bambini ma anche i loro genitori, a volte anche i nonni, che è il valore della parola, il valore della persona, di imparare assieme, di imparare a vivere assieme, che è il contenuto vero dell'unico antidoto per difendere la nostra democrazia. Non voglio dire per essere resistenti, ma anche per questo. Grazie. Grazie a Patrizio Bianchi, Franco Bernabè e Massimo Gaggi, grazie a tutti voi per l'attenzione. Gli autori sono disponibili per qualche minuto per firmare le copie per chi lo desidera. Grazie. Buona serata. Bravissimi, bravissimi. Avete fatto un dialogo bellissimo. Andrebbe registrato e portato dentro alle scuole, come dici tu.